Eccoci qua. Buonasera a tutti quanti. Ciao a tutti. Bentrovati. Era un po' che non ci si vedeva, quindi ho pensato che potesse essere carino fare una live, una lezione live, visto che è un po' appunto che non ci sentiamo. Quindi, intanto che si connettono le prime persone, credo essere già in tantissime, vi ricordo che la live verrà registrata per chi la guarderà poi, insomma chi la sta guardando lo sa già, ma soprattutto potete trovarla su YouTube e anche su Spotify. Se mi vedete su YouTube, prima di iniziare, guardate qui sotto, un bel click e fate iscriviti e magari mettete anche un bel like o un commento che aiuta, ok? Aiuta a farla girare, a farla vedere un po' da persone in più. Se la vedete su Spotify, iscrivetevi invece, ascoltate o vedete su Spotify, iscrivetevi al nostro Loopcast, che è il nostro semplicemente podcast che parla di digitale, che parla di e-commerce, che parla di un sacco di cose, ok? Bene, live di questa sera a tema e-commerce. All'inizio vi farò un po' di lezione frontale, una quindicina, ventina di minuti, e dopodiché passeremo a rispondere alle vostre domande, ok? Quindi che cosa vi posso dire? Vi posso dire che sarà una lezione abbastanza pratica, non vi posso scegliere lo schermo, ma non importa, vi racconterò un po' di storielle interessanti, quindi via di iniziare. Prima di tutto però vorrei iniziare chiedendovi questo: mi sentite bene? Mi vedete bene? È tutto ok? Perché appunto in caso provo a ottimizzare la parte di audio. Faccio solo un check rapido che tutto funzioni lato bot e quant'altro. Mi pare che sì, ci siamo, ok. Ovviamente devo fare una roba tipo così, ok, sperando che si veda, perché oggi c'è Telegram che va e non va su tantissime reti, quindi è un po' un peccato, però dovremmo riuscire a farcela, speriamo, perché da un po' da stamattina che si piantava. In ogni caso, nessun problema, cominciamo tra poco e ci siamo. Ok, sembra quasi tutto ok, qua è tutto ok. Facciamo un attimo l'ultimo check sull'altro canale e arrivo da voi e cominciamo. Scusate questa parte tecnica, ma come sapete è meglio controllare che tutto funzioni. Perfetto. Ok, ci siamo, partiamo. Partiamo. Oh, adesso ha funzionato. Prima ce l'ha piantato il bot. Bene. Allora, primo punto. Allora, stasera parliamo di e-commerce scaling, quindi parliamo di come si scala un e-commerce. Ho un bel elenco di cose da raccontarvi, scritto in verde, così un bel colore, pessimo, ma era il primo pennarello che ho trovato, quindi cominciamo. Qual è il modo più facile e più rapido per scalare un e-commerce? Beh, il modo più facile e più rapido per scalare un e-commerce è capirne i sistemi interni, quindi capirne le leve, capirne il funzionamento, capirne soprattutto come fondamentalmente possiamo agire su quelli che sono i vari punti, no? Che vanno a caratterizzare un e-commerce, ok? Quindi, come è fatto un e-commerce in generale? Perché magari qualcuno di voi non è così abituato, quindi ve lo spiego velocemente per poi andare più nel dettaglio. Un e-commerce è fatto da un sito, che fondamentalmente è una piattaforma, ce ne sono di vario genere, sono tanti CMS diversi, tra cui c'è il più famoso in questo momento è Shopify, ma ci sono centinaia di altri CMS, possono essere WordPress, quindi WooCommerce, può esserci PrestaShop, può esserci quello che volete, veramente se Magento, ce ne sono veramente di tutti i tipi. C'è una piattaforma, ci sono dei prodotti, ci sono delle offerte, c'è del marketing, c'è del branding, c'è una logistica, quindi qualcuno che effettivamente spedisce questi prodotti, e poi che cosa c'è? C'è del marketing all'esterno che serve per portare la gente all'interno di questo sistema e poi fare in modo che le persone acquistino il prodotto. Ok? Quindi fondamentalmente vedete che è un sistema multifattore, ci sono tante variabili differenti che ci permettono, ok, di capire quali sono, cioè che ci permettono di essere ottimizzate e per poi arrivare al risultato che noi vogliamo ottenere, quindi scalare le nostre vendite.
Cosa è cambiato da quest'anno all'anno scorso? Perché vi parlo del 2023 e delle strategie del 2023. In realtà è cambiato molto poco, se non un paio di cose fondamentali. La prima cosa è che siamo in un'economia in contrazione, almeno a livello di fasce più basse, quindi c'è un'inflazione che sale, stipendi standard, quindi possibilità di spesa sempre minore. Questo chiaramente può essere, avere un impatto sull'e-commerce, e in più c'è sempre maggiore competizione rispetto all'anno scorso, perché ancora siamo in una fase di crescita, e quindi quando c'è una fase di crescita lato e-commerce ci sono sempre più competitor, il che vuol dire che è sempre più difficile andare a ragionare sulla crescita. Perché? Perché i costi aumentano, perché ci sono tantissime variabili diverse, ok? Quindi, scusate che mi sistemo la cuffia che mi dà un po' fastidio, quindi che cosa c'è da fare? Cosa dobbiamo fare per scalare questo e-commerce? Perché nel 2023 bisogna sbattersi un po' di più? Perché è un po' di più difficile di prima. Non lo sapevate, forse non lo sapevamo, però almeno chi lavorava in questo settore da un po' lo sapeva già, ma insomma ogni anno che passa è più difficile. Che cosa dobbiamo fare noi? Allora, ve lo metto come elenco, vi racconto un po' di storia come fosse un elenco. Poi la priorità dipende dal vostro modello di business, dal vostro caso specifico. Ma partiamo dalle basi. Il modo migliore per scalare un e-commerce è migliorare l'offerta. Perché? Perché se noi abbiamo un prodotto che ha un'audience troppo piccola, difficilmente sarà scalabile. Se noi vendiamo un prodotto che ha un pricing fuori da quello che è il percepito, faremo difficoltà a crescere. Se noi abbiamo un prodotto che non piace o piace a pochi, faremo difficoltà a scalare. Quindi la prima cosa che dovete fare se volete scalare un e-commerce 2023 è ragionare sulla vostra offerta. Come si fa a ragionare sull'offerta? Semplicemente andando ad analizzare quali sono i prodotti che gli utenti comprano più spesso. Questo è abbastanza facile. Andate a togliere i best seller, estrarre i best seller e valutare quali di questi vengono acquistati più spesso. In quanto best seller già tutti dovrebbero essere i più acquistati, ma andate a vedere cosa funziona meglio e com'è. Dopo andate ad andare a fare delle analisi su quelli che invece sono i prodotti che hanno una rotazione più alta, perché magari vengono acquistati più spesso ma hanno un prezzo più basso, una marginalità più bassa, e questo ovviamente vi permette di scalare con maggiore difficoltà, no? Perché? Perché se avete meno margine dovete investire magari lo stesso o poco di meno rispetto a prodotti con uno scontrino più alto, e di conseguenza che cosa succede? Vi troverete a un certo punto in cui ci sarà quello che si chiama un blocco dal punto di vista del margine, perché non riuscite più a scalare, non avete soldi per scalare, ok? Quindi dovete fare, la prima cosa da fare è analizzare l'offerta, analizzare i prodotti, analizzare i tipi di prodotti, capire quali prodotti funzionano meglio, come funzionano e effettivamente quali prodotti vengono acquistati dai nostri clienti. Individuati questi, andiamo ad analizzare se ci sono dei prodotti che vengono acquistati insieme dai nostri clienti, perché anche questo è molto molto importante. Perché? Perché possiamo andare a creare dei bundle, possiamo andare a creare delle offerte specifiche multiprodotto. Se nel nostro e-commerce gli utenti comprano prodotto A e prodotto B molto spesso assieme, facciamo un bundle, spesso acquistati insieme di Amazon, ecco, quello è un esempio. Come si fa a individuare questi prodotti? A volte non è facile, ci sono dei tool tipo Conversific, per esempio, che vi aiuta a tirare fuori i bundle migliori. Estraiamo i bundle migliori, quindi quelli che sono i prodotti più spesso acquistati insieme, e andiamo a creare delle offerte specifiche nel nostro sito. Quindi, tornando al punto iniziale, prima cosa da fare per scalare un e-commerce nel 2023, analizzare l'offerta. Se non analizziamo l'offerta e non ottimizziamo l'offerta e non miglioriamo l'offerta, sarà difficile scalare, perché o ci mancherà il margine o semplicemente lasceremo dei soldi sul tavolo. Perché anche, ragioniamo anche da questo punto di vista, se noi abbiamo detto che i costi crescono, ok? Cosa dobbiamo fare? Evitare che questo ci mangi tutto il margine. Quindi se noi troviamo prodotti che si vendono bene in correlato, alziamo quello che è l'AOV, quindi l'Average Order Value. E di conseguenza cosa succede? Se alziamo l'AOV, otteniamo una cosa molto bella, che abbiamo la possibilità di spingere leggermente di più sulla CPA senza mangiarci tutto il margine, ok? E quindi se noi ragioniamo sull'offerta, riusciamo a fare in modo di poter scalare più facilmente. Chiaro a tutti? Spero di sì, se no fate delle domande e poi vi rispondo volentieri. Secondo punto,
dobbiamo iniziare a ragionare su delle strategie commerciali adatte per l'e-commerce. Anche qui cade il mondo, perché molto spesso io parlo con l'e-commerce manager a cui gli dico: qual è la strategia commerciale che avete da qua a fine anno? Sinceramente non lo so, dovremo vedere, vedremo come va il magazzino, vedremo qua, vedremo là. Ok, non lavorano su una pianificazione di medio e lungo periodo. Cosa abbiamo fatto? Per esempio la settimana scorsa siamo stati dal nostro cliente, l'avete visto, siamo stati da Alessio a fare un workshop di 2 giorni con io, alcuni collaboratori in loop e Lorenzo, il mio socio, e abbiamo lavorato proprio su questo, sul pianificare quelli che saranno i momenti di quest'anno. Quali sono i momenti fondamentali per un e-commerce tendenzialmente? Ci sono dei momenti legati ai saldi, quindi ci sono 2 volte l'anno o 4 volte l'anno se fate i mid-season. Poi ci sono dei momenti legati alle ricorrenze, che possono essere il San Valentino, la festa del papà, la festa della mamma, la festa dei nonni, dipende cosa vendete. Poi ci sono dei momenti, diciamo, dal punto di vista stagionale molto importanti, come possono essere per esempio il Black Friday e il Natale. Quindi sono tutti momenti che fondamentalmente noi possiamo strutturare e sfruttare a livello di e-commerce. Allora, cosa dobbiamo fare noi, visto che siamo inizio anno? Decidere almeno 4 momenti fondamentali, che sono i 2 saldi, Natale e il gifting, quindi la parte finale dell'anno, e magari cominciare a ragionare su almeno altri 4 momenti, su 4 momenti di picco, oltre ai 4 iniziali. Quindi arriviamo a 8 momenti, 8, qui si vedono tutte le mani, 8 momenti di picco. Perché vi dico di avere 8 momenti di picco? Perché altrimenti voi vi trovate durante alcune stagioni, alcuni momenti dell'anno in cui le vendite sono molto basse. Perché? Perché magari avete solo una nuova collezione da poco, ma avete ancora prodotti in magazzino da dover smaltire, avete necessità anche di far ruotare il magazzino più velocemente per avere cassa per acquistare altri prodotti, e quindi sfruttare i peak moment, quindi questi momenti intermedi, ci aiuta a fare questo. In più, andare a sfruttare i peak moment, quindi strutturare l'offerta commerciale in modo un pelo più furbo, ci aiuta a fare un'altra cosa, a scaricare le audience. Vi faccio un esempio pratico. Io l'altro giorno sono entrato sul sito di un brand che si chiama Sporty & Rich, che mi ha consigliato una mia amica, già lo conoscevo ma era un po' che non entravo nel loro sito. Entro nel sito, sto lì a navigare, vedo una felpa, non so se comprarla, non lo so, bla bla bla. Sto lì, esco, ci sto dentro un po' nel sito, ok? Metto 2 robe nel carrello, metto in wishlist, non mi ricordo, forse mi sono anche iscritto, non è importante. Cosa succede oggi? Succede che oggi lanciano una DV che dice: ehi, guarda che se ti iscrivi alla newsletter puoi accedere in anteprima a una scontistica particolare dalla settimana prossima, ok? Allora che cosa faccio io, Francesco? Mi iscrivo subito. Perché? Perché ero indeciso se comprarla prima, ma con la statistica magari compro. Allora mi sono iscritto. Cosa hanno ottenuto loro? 2 cose. 1, il lead, perché se io lascio il lead vuol dire che sono interessato, e quindi anche la sessione precedente in qualche modo potenzialmente la monetizzeranno nel tempo con strategie di email marketing, e in più hanno la maggiore possibilità che io poi acquisti. Perché? Perché la scontistica fatta in modo sensato nel momento di picco, anche se non è un momento di picco reale, mi aiuta a fare che cosa? A scaricare le audience degli indecisi. Ok? Quindi, lato Facebook Ads, cosa andremo a fare? Dopo aver deciso la strategia commerciale, che sarà il giorno 9, lanciamo il saldo solo per i clienti, anzi solo per gli iscritti al newsletter, nelle 2 settimane precedenti andrò a fare degli ADV. Magari su chi mi ha già visitato il sito o su utenti simili a questi. Quindi posso usare Lookalike, per esempio. A quel punto cosa succede? Riempio la mia lista di email, che poi andrò a sfruttare in vari momenti per vari motivi. Riempiendo la lista mail, poi in lungo periodo avrò anche la possibilità di analizzare che cosa? Quelle che sono le coorti degli utenti, come sono comportati gli utenti che sono entrati per questa scontistica nel caso specifico. E quindi che cosa otterrò? Otterrò che potrò sfruttare al meglio questi dati di prima parte per fare delle azioni migliori in futuro, per alzare la OV, come ho visto che prima diceva Fabrizio, o anche semplicemente qui nei commenti, o anche semplicemente per fare altre azioni di marketing sempre migliori. Quindi, tornando a quello che vi ho detto poco fa, e quindi al secondo punto, dobbiamo pianificare la strategia commerciale.
Se non lo sapete fare, se volete degli spunti in merito per andare a creare una strategia commerciale fatta bene, scrivetemi in DM e vi mando delle robe da vedere e da leggere. Poi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare, parlavamo di email marketing poco fa, di database, di lead generation, dobbiamo lavorare su strutturare una strategia di automation fatta bene. Noi in Loop abbiamo un team che si occupa di automation, che sia per noi sia per i nostri clienti, ovviamente, no? Quali sono le strategie migliori per utilizzare l'automation per scalare? Uno, utilizzare i pop-up in modo sensato. Dovete pensare ai vostri pop-up come se fossero delle ad su Facebook. Dovete bloccare l'attenzione e aumentare il tasso di conversione al massimo dei vostri pop-up. Quei dati sono dati fantastici, prendeteveli. E poi lavorare bene su flussi, ottimizzazioni e tutto quello che vi serve, ok, per alzare da un lato il tasso di conversione del vostro sito, perché magari l'utente Francesco che ha visto la felpa di Sport & Rich non l'ha comprata, ma via email, recuperando il carrello, magari la compra. E poi dovete fare delle strategie invece di più lungo periodo, quindi lavorare nel long term, con strategie di contenuto, strategie di discovery content, strategie di ottimizzazione di quelli che sono i flussi di email per differenziare in base al tipo di utente, ma soprattutto fare in modo che l'utente venga sempre invogliato a tornare nel vostro sito. Se l'utente torna nel vostro sito, che cosa succede? Quando l'utente torna nel sito, c'è maggiore possibilità che acquisti, e se ci torna da un'email vi è costato pochi millesimi. Perché non farlo? Perché obiettivamente a volte sbatti andare a creare l'email marketing, oppure non lo sapete fare. Ok, ci sta. Volete imparare a farlo? Entrate su Performance School. Simone ha fatto un corso intero su come si utilizza Klaviyo da zero. Partite da lì, vi costa poco e potete già mettere delle basi e già con quello incassate. Ok? Poi, altro punto fondamentale per scalare nel 2023, il nostro bellissimo e-commerce. Non dobbiamo avere ansia. Perché? Perché anche se per un giorno non vendiamo, per 2 giorni non vendiamo, semplicemente magari non è il momento di vendere. Perché? Perché ci sono degli altri problemi fuori. Vi faccio un esempio. La settimana prossima arriveranno le bollette invernali. Sebbene non saranno drastiche come quelle dell'anno scorso, comunque saranno impattanti nella vita delle persone. Perché? Perché l'inflazione ha alzato i prezzi del cibo. Okay? Quindi le persone hanno un portafoglio di risparmio minore, e quindi che cosa succederà? Succederà che una bolletta, anche leggermente minore di quella dell'anno scorso, impatterà tanto verosimilmente su quello che loro hanno nelle tasche e quindi quello che spenderanno online di conseguenza, no? Anche perché la spesa online è un po' più difficile della spesa offline, perché presuppone il fatto che devi entrare, mettere la carta, pensare, fare, le variabili sono infinite, è un po' più complesso. Il tasso di conversione di un sito è più basso di quello di un negozio, lo sappiamo tutti, no? Allora, cosa succederà la settimana prossima? Tra 10 giorni, qui 10-12 giorni, intorno al 16-17, arriveranno queste benedette bollette. È ovvio che quando arriveranno queste bollette, soprattutto per chi vende a una fascia bassa dal punto di vista del reddito della popolazione, ci sarà un certo tipo di rallentamento nelle vendite. Lo sapevamo, lo sappiamo, lo sapremo e quindi non dobbiamo andare in ansia. Oddio, perché non vendo? Ho sbagliato le campagne, ho sbagliato tutto, devo cambiare tutto, sto per fallire. No, rallenta, non è obbligatorio spendere. Rallenta, metti via i soldi, intanto magari se vuoi investire ottimizza il tuo sito, poi quando c'è da scalare si scala. Ma quando c'è da scalare? Quando gli utenti avranno maggiore possibilità di acquistare, quindi avrai un costo per acquisto che ti permette di andare a margine, quantomeno l'ideale sarebbe già dalla prima vendita, quantomeno dalla seconda a livello statistico. Ricordiamoci sempre anche che non tutti gli utenti faranno una seconda vendita, ok? Quindi un secondo acquisto. Nello specifico, e di conseguenza, cosa succede? Che noi non è che possiamo dire, vabbè, poi la recupero nel secondo. No, devi per fare bene questo conto, devi fare bene il conto su database. Cosa vuol dire? Vuol dire che se solo il 30% acquista la seconda volta, tu avrai un 70% di clienti che se paghi troppo all'inizio non recupererai mai come costo. Quindi fai molta attenzione a questo costo.
che hai nascosto. Il buon Fabrizio dice: mi è costato solo 100k capire tutto ciò. E vabbè, Fabri, la prossima volta li recuperi più velocemente. Poi io, se mi scrivi se mi scrivi via messaggio, te lo dico anche subito, senza che butti 100k. Vabbè, l'anno scorso di soldi bruciati, ce n'è. Tra l'altro vedo che c'è Carmen di Anziano Shopping qui che mi scrive: speriamo che le bollette arrivino dopo San Valentino. Sì, arrivano il 16 e 17 di solito. Poi, altro punto che mi sono segnato: per scalare in quest'anno dovete essere bravi ad analizzare i flussi di cassa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dovete capire non solo quando i vostri clienti, se i vostri clienti li compreranno, eccetera, ma anche quando vi rientrerà quella cassa. Perché? Perché noi abbiamo speso dei soldi, ok? E noi per acquistare questo cliente, perché i clienti tendenzialmente più o meno si comprano. Non si comprano, ma facciamo in modo che acquistino. Ci costa dei soldi, ok? Andare ad acquistare questo spazio per farli comprare. Quindi questo vuol dire un'uscita di cassa. Ok? Se noi dobbiamo recuperare questa uscita di cassa nel breve periodo, dobbiamo stare molto attenti, se abbiamo un e-commerce, a non fare l'errore dei polli. Qual è l'errore dei polli? Spingere, 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 tanto non c'hanno la testa, corrono, 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 poi a questo punto c'è il muro e si stampano. Perché? Perché si stampano? Perché non fanno il conto. Allora, è vero che io compro quella vendita ed è vero che io incasso teoricamente dei soldi, ma io con quei soldi dovrò comprare non solo dovrò pagare le mie spese vive in quel mese, ma a un certo punto dovrò anche riacquistare lo stock che poi andrò a vendere in futuro. E quindi devo fare bene i conti sulla cassa per evitare di trovarmi strozzato a non poter comprare qualcosa che avviene dopo, ok? Cioè il prossimo stock. Quindi imparate a ragionare sui flussi di cassa. Come si migliorano i flussi di cassa? Uno, ottimizzando i costi. Due, accorciando il tempo di conversione. Perché se voi lavorate bene con l'automation, accorciate il tempo della seconda conversione e quindi magari riuscite a pompare un pelo di più la vostra cassa. Al posto di incassare 100 euro al giorno, ne incassate 110 e alla fine del mese, al posto di avere 3.000 euro, ne avete 3.300. Quei 300 euro sono un bel cuscinetto per fare altri acquisti o poter spingere di più. Ok? Quindi imparate a utilizzare sempre bene i flussi di cassa. Qua giustamente Marco dice: flussi di cassa battono profitti, mi sembra di capire. Beh, in realtà sì, da un lato. Perché? Perché per un e-commerce è più importante avere la possibilità di acquistare altri prodotti che fare profitto nello short term. Perché dobbiamo vedere l'e-commerce come entità tendenzialmente eterne e quindi dobbiamo avere la possibilità non solo di remunerarci, ma anche di acquistare poi in futuro. Un bravo e-commerce manager è uno che sa fare bene i conti, non è uno che sa acquistare, cioè, non so come dire, che sa solo gestire il profitto, ok? Ok? Poi, altro punto, dovete. Per chiudere la parte economica noiosa che non piace a nessuno, dovete saper leggere i dati. Allora, una delle metriche che sono anni, quasi 2 anni, che io batto per ricordarvi, è che quando lavorate sugli e-commerce dovete fare che cosa? Utilizzare quello che si chiama MER, Marketing Efficiency Ratio, MER in italiano. Ok? Perché usare il MER e non usare il ROAS? Che già ROAS è una metrica del cazzo, passatemi il termine tecnico. Il MER almeno ha un po' più di senso. Cosa vuol dire MER? Vuol dire semplicemente ritorno sulla spesa pubblicitaria totale, quindi è fatturato diviso spese pubblicitarie, indipendentemente dal canale. Ok? Perché indipendentemente dal canale? Perché i percorsi d'acquisto degli utenti, anche se a noi splendidi marketer non piace, non sono così banali. Io ve l'ho raccontato prima un percorso di acquisto, ma ve ne posso raccontare centinaia di percorsi di acquisto differenti. Succede che, per esempio, io vedo questo libro, ok, questo qua verde, che è un libro che si chiama Virgil Abloh Icons, che tra l'altro sono ancora impacchettato perché è meraviglioso. Lo vedo a Parigi la prima volta dentro un negozio di Vuitton e dico ad Asia, anzi a New York, neanche a Parigi, adesso me lo ricordo perfettamente dove eravamo. Asia, dobbiamo comprare questo libro.
E ovviamente non potevo portarmelo a casa e va bene. Succede che a quel punto lo rivedo altre 50 volte e poi a un certo punto mi arriva un ad di Tasken, che è l'editore, che dice: oh, guarda che c'è sta roba in sconto, compralo. E lo compro. Ok? E perché lo compro? Non solo perché l'ho visto 50 volte, ma anche perché mi capita una volta di andare in una libreria, lo sfoglio e dico: oh, deve essere fighissimo come oggetto di design, è anche figo quello che c'è dentro. In più Virgilablo collabora con un mio cliente, mi appassiona la sua storia, è un tipo che mi accende il cervello ogni volta che leggo qualcosa di suo, è un tipo che mi dà sempre del gas, come si dice. Allora che cosa faccio? C'è un bellissimo, lo vado ad acquistare quando mi piace, ma il mio processo d'acquisto è estremamente variegato. Quindi quando noi calcoliamo il nostro bellissimo MIR, ok, MER, ok, dobbiamo tener conto che è molto meglio di usare il ROS. Perché? Perché i touch, i punti di contatto sono tantissimi. Come lo chiama Google questo? Google lo chiama Messy Funnel. E tra l'altro vedo che c'è anche Massimo Giacchino qui che ci segue, che ha scritto un bel libro che devo finire di leggere, che uscirà tra qualche settimana. Comunque, che parla anche di questo, di Messy Funnel, di processi di acquisto complessi. Allora, cosa dobbiamo usare noi come metrica? L'MIR. L'MIR che è semplicemente revenue diviso costi advertising. Poi, a seconda del caso specifico, potete metterci anche i costi dell'agenzia che vi segue, dei freelance oppure no. I costi di piattaforma in realtà non vanno messi perché sono COGS, sono costi da imputare al prodotto. Comunque è una cosa un po' diversa. Oltre all'MIR ci serve un'altra metrica per scalare l'e-commerce nel 2023. La metrica che dobbiamo utilizzare, ve l'ho detto l'altro giorno in un bel post, si chiama, la trovate sul mio feed di Instagram, si chiama NCAC, che è il costo di acquisizione di nuovi clienti. Perché? Perché altrimenti voi magari vi sembra di crescere, perché il fatturato cresce sui vecchi clienti, ma di fatto state pagando sempre di più un nuovo cliente e sempre di più a un certo punto vi porterà un momento in cui non sarete profittevoli. Quindi la cassa vi sembrerà che cresca, la revenue crescono, ma il profitto discenderà e quindi ci vorrà sempre più tempo per recuperare quel costo e quindi i vostri flussi di cassa di cui abbiamo parlato poco fa vanno a farsi benedire e la vostra azienda magicamente va sotto acqua e non sopravvive. E il vostro e-commerce, che è un'entità estremamente delicata, con degli equilibri molto molto instabili, ne risente tanto. Perché no cash, no game quando si parla di e-commerce. Quindi gestitevi bene il cash flow e quindi calcolatevi bene MIR, quindi ritorno sull'investimento pubblicitario, e anche il costo di acquisizione del nuovo cliente, che è quello che poi vi fa stare in piedi o meno. Maggiore è il ritorno sull'investimento e minore il costo di acquisizione del nuovo cliente, maggiore è la vostra salute, ok? Poi possiamo vederla da un altro punto di vista. C'è un'altra metrica fondamentale, sì, ve l'ho detta 100 volte, ve la ripeto anche oggi per completezza, che è il rapporto tra lifetime value, quindi quanto spende un utente mediamente nel tempo, e CAC, costo di acquisizione del cliente. Con però un grande limite: se siete all'inizio, lifetime value non lo potete calcolare, lo potete solo ipotizzare, quindi rischiate di fare dei calcoli sbagliati, soprattutto perché avete speso troppo poco per avere un valore che abbia un vago senso. Quindi ricordiamoci sempre anche queste variabili, cioè i numeri, le metriche vanno comprese, ma soprattutto vanno contestualizzate, altrimenti non si va da nessuna parte. Poi, come si scala nel 2023 il nostro bellissimo e-commerce? Poi tra un po' vengo a leggere le vostre domande, ragazzi, volentieri. Dobbiamo lavorare per forza multicanale, multipiattaforma. Ve l'ho detto poco fa, il nostro è un bellissimo messy funnel o bel casino se parliamo di processo d'acquisto. Quindi dobbiamo essere dove l'utente è. Siccome gli utenti sono tanti, i punti sono tanti, per un motivo probabilmente dato dalla varianza. Io in momenti diversi della giornata mi comporto in modo diverso, tutti voi anche, immaginate questo scalato sul numero di persone che vi vedono ogni giorno, diventa un macello. Però se io aumento il punto di contatto, aumento il tasso di conversione. Perché? Perché aumentando il punto di contatto su un utente che è in target,
aumenta la possibilità di conversione. E quindi cosa devo fare? Devo cominciare a lavorare multipiattaforma. Cosa vuol dire? Devo riuscire a capire quando utilizzare Facebook e come utilizzare Facebook, o Meta, o chiamalo come vi pare. Quando utilizzare TikTok, se utilizzare TikTok. Quando utilizzare Google, quando utilizzare YouTube. Su questa cosa stiamo costruendo un corso, ve lo anticipo già, forse qualcuno già lo sa, probabilmente uscirà verso maggio, lo registriamo la settimana prossima, una buona parte, un corso in cui vi spiega le basi di questo meccanismo e le basi di ogni piattaforma, perché dobbiamo imparare sempre di più ad andare oltre la singola piattaforma. Perché? Perché il marketer, soprattutto se lavora con l'e-commerce, ma non solo, deve essere in grado di governare le macchine. Non conoscere in modo approfondito non è sempre necessario, ma sapere che se io ho un problema con l'awareness il mio target è un target che cerca tante informazioni e quindi faccio fatica a far vedere il mio marchio e farlo ricordare, devo essere presente anche su YouTube. Se invece ho tantissima search di prodotti correlati, magari se faccio una furbata lato search e lavoro bene sugli annunci, aumenterò il tasso di conversione. Oppure ci sono altre mille variabili che posso andare a controllare utilizzando la testa, come giustamente dicono anche qui sotto. Quindi insomma, ragazzi, dobbiamo imparare a usare il multipiattaforma, multicanale, multi come vi pare. È una roba difficile da saper governare, ma io vi assicuro che quando lavori bene in multipiattaforma scali all'infinito. Noi l'abbiamo fatto l'ultimo Black Friday, su alcuni clienti ci confrontavamo ogni ora, ora e mezza, per farvi capire, per vedere MR, per vedere spending, per vedere impression, per vedere tante variabili, multi country, quindi è stato un lavoro incredibile, ma vi posso assicurare che se imparate ad utilizzare, con le vere, lavorare sulle piattaforme, siete come... avete presente quando ci sono i concerti, ok? O anzi, ancora meglio, quando vedete Dr. Dre che sta producendo la musica dei vari rapper, ok? C'è Dr. Dre davanti a questa bellissima pulsantiera con tutti questi bei toggle che vanno su e giù, ok? Perfetto, benissimo, di questo mixer. Ecco, noi siamo Dr. Dre. Noi siamo lì ad alzare e abbassare ognuno di questi toggle, mi viene come si dice in italiano, di questi volumi, ok? Per dare più importanza a una parte o all'altra. La bravura nel saper scegliere quali volumi toccare è quella che rende più forte un advertiser rispetto ad un altro, ok? Quindi, per chiudere questo breve discorso sul multipiattaforma, volete scalare, imparate a usare multipiattaforma. Facebook non basta. Non basta più, mi dispiace. Facebook è una cannonata per fare certe cose, trovare nuovi clienti, farvi conoscere da persone nuove, ma non basta più, perché gli utenti non stanno più solo su Facebook, passano il tempo su YouTube, su TikTok, sulle newsletter, su Pinterest, su dove cavolo gli pare a loro. La bravura, soprattutto se abbiamo un po' di budget, è essere ovunque. E per essere ovunque dobbiamo essere in grado di fare i conti, perché così almeno sappiamo dove esserci. Ok? Tutto chiaro per ora? Datemi un feedback, perché è mezz'ora che parlo da solo e vorrei capire se è tutto chiaro. Intanto che leggo i prossimi punti. Ok. Perfetto. Mi sentite bene? Tutto ok? Ok. Andiamo un attimino, sì, vedo che c'è del fuoco. C'è il buon Francesco Noli, che tra l'altro ho visto che è un bel e-commerce, ha fatto dei bei numeri, grandi, grandi. Ottimo, andiamo avanti. Altro punto per scalare nel 2023. Dobbiamo scalare semplificando la struttura dei nostri account. Vi ho detto prima che è molto complesso gestire le varie leve, no? Ve l'ho detto? No, noi siamo il nostro amico Dre, ok? Che è sempre Steel Dre, quindi sempre Dre, eh? Però comunque continua ad alzare e abbassare le nostre amiche leve, no? Se noi semplifichiamo gli account è più facile capire cosa va e cosa non va. Cosa vuol dire? Vuol dire che dovete avere una campagna Facebook di 3, cioè di un account Facebook di 3, 4, 5 campagne al massimo, soprattutto se è mono country. Un account Google che sia strutturato in modo semplice, lato search, performance max, shopping, tutto quello che vi serve, ma in modo semplice. Un sistema di email marketing che non sia troppo complesso, perché altrimenti non capite dove sbagliate. Un sistema di marketing automation che sia lineare, che abbia un senso e quindi sia controllabile. E poi
dovete avere ovviamente un account TikTok utilizzato, fatto bene, con angle giusti, eccetera eccetera, però in modo estremamente semplificato. Meno leve dovete controllare, più facile che le riuscite a controllare tutte, no? Sì. E allora, bene, poi ti rispondo alla domanda, G Britannico, tra un po' arrivo da te. Altro punto, siamo quasi alla fine ragazzi, però stiamo arrivando al momento ciccione e croccante, quello proprio bello, tipo devastante, come dice il buon Mocio, ok? Allora, il momento devastante, che è quello di dire, dobbiamo imparare a gestire i budget, anche questo è una roba complessissima. Questa è una lezione ragazzi che se imparate a fare vi svolta la vita. A seconda del giorno dell'anno ci sarà maggiore o minore propensione all'acquisto del vostro prodotto, perché il giorno dopo Natale c'è maggiore propensione rispetto a Natale, o il giorno dopo il Cyber Monday c'è una minore propensione all'acquisto rispetto al Cyber Monday, ok? Oppure il giorno dopo San Valentino, se vendete prodotti per fidanzati, andrà meno bene del giorno della settimana prima di San Valentino, perché è finito quel momento. Questo a livello proprio base. La bravura è quella di farsi uno storico, quindi vi prendete ogni singolo giorno dell'anno scorso e dite: questo giorno ho speso X e incasso Y e ho avuto questo tasso di conversione. Vi costruite un bel grafico e vedete quali sono stati i giorni in cui a parità di spesa avete avuto più profitto e a parità di spesa, a parità di azione potete teoricamente scalare di più. Questo si chiama pacing, questa è una cosa super avanzata, infatti ci metterò una lezione abbastanza lunga su Facebook Ads Pro a breve, tempo di registrarla, che però vi salva la vita. Imparare a capire la propensione dei vostri clienti vi permette di scalare le vostre campagne e quindi i vostri e-commerce. So che è un pelo complesso come ragionamento, ma insomma dovete ricordarvi semplicemente che non tutti i giorni sono uguali e quindi più capite che tipo di giorno è, meglio va. Poi, ultimo trucchetto, ultima cosa per scalare i vostri e-commerce, dovrei essere alla fine se mi sembra, sì, ok, sì, boh, ci siamo su tutto, io leggo ancora, scusate, ma ho una buona memoria, ma sono pur sempre un po' stanco. Ultimo punto, dovete lavorare sul costruire landing page ottimizzate non solo sul prodotto, ma sul beneficio e sugli angle. Vi do un trucchetto che adesso vi può far scalare ogni e-commerce del mondo. Prendete il vostro prodotto di punta, ok? Capite quali che sono gli angoli che portano l'utente ad acquistare, duplicate la pagina prodotto, o meglio create delle landing parallele, ognuna ottimizzata per quell'angle. Fare questo vuol dire che cosa? Vuol dire avere maggiori punti di incontro con l'utente da poter utilizzare sia lato Google Ads, e questo ci permette di avere una maggiore pertinenza, sia lato Facebook Ads, e mandare dei segnali ancora più forti al nostro algoritmo. Quindi scalate orizzontalmente la landing page. Oltre a questo, e questo è un altro trucchetto che vale mega soldi raga, perché quando lo facciamo si va proprio full gas, costruite quelli che si chiamano advertorial, sono degli articoli, ok, di pre-landing, non necessariamente troppo pushy, ok, quindi non necessariamente devono essere in marketing da marketer diretti, tipo la cosa incredibile che non hai mai acquistato e che ti farà perdere 832 kg in mezz'ora, non serve questo, ok? Quello che vi serve è un articolo che vada a bloccare le obiezioni del vostro potenziale cliente e lo porti fino a decidere di acquistare il vostro prodotto. Perché è più facile attirare nel vostro sito un utente con un contenuto di tipo informativo che con un contenuto di tipo commerciale. Questo perché? Perché gli utenti sono curiosi, ma non sono sempre pronti ad acquistare. Ma se noi sfruttiamo la loro curiosità come se fosse una leva, ok, cosa possiamo ottenere? Possiamo ottenere un maggior tasso di conversione. Stiamo lavorando anche su questo. In Facebook Ads Pro c'è una lezione sugli advertorial. Vi ho messo anche diversi esempi, tra l'altro fichissimi, mi ricordo, perché uno me lo ricordo più perfettamente.
In ad school, cioè in performance school, io la chiamerò sempre ad school perché sono un boomer, ma in performance school ci sono tante lezioni su come si struttura una landing page, come si struttura un advertorial, come si costruiscono queste cose, come si scala un e-commerce. Sono cose avanzate e ancora più avanzate di quello che vi ho raccontato oggi, perché in performance school si fa il salto di qualità, non è una scuola qualunque, non ci interessa fare mass market, noi lì portiamo quello che impariamo ogni giorno davvero e quello che facciamo è quello che studiamo noi prima di tutto, però dovete farlo, perché se fate bene gli advertorial, se fate bene le landing page, se capite bene le pagine del prodotto, se capite l'offerta da fare, se fate bene i peak moments, se fate bene tutta la parte di calendario commerciale, se strutturate bene l'automation, se lavorate bene con l'email marketing, se lavorate bene con tutta la parte di multipiattaforma, quindi Google, YouTube, TikTok, tutto quello che vi pare, se fate bene tutto questo, il vostro e-commerce scala. Altrimenti siete là a morire dietro a cose che non potranno mai funzionare, perché fare e-commerce nel 2023, e qui mi taccio, è difficile. I ragazzetti che vi dicono ti porto a fare 10k al mese con il tuo e-commerce, ok, no way, non funziona. Fare 10k al mese con l'e-commerce è una boiata. Guadagnare 10k al mese da un e-commerce è difficilissimo, perché avete capito quante leve ci sono da toccare, avete capito che difficile è farlo andare avanti. Ecco, questo è quello che è importante. Quindi per scalare dovete studiare e dovete applicare. Se non studiate e non applicate, non si va da nessuna parte. Ok? E ve lo dico proprio sinceramente, perché nell'ultimo mese, guardavo prima, sul form del sito di Loop sono arrivati 132 lead, ok? Su 132 una novantina erano e-commerce, 87 mi pare, una cosa del genere. Cosa succede? Succede che su questi 87 di buoni, non per noi, di buoni in generale, ce n'erano una quindicina, e oltre a questa quindicina, in questa quindicina ce n'erano 3 o 4 buoni per Loop, perché noi facciamo solo una cosa. Bene raga, gli altri 60, 70, sono tutta gente che non sa dove sta, come stare in piedi. Ma se voi siete consulenti li potete utilizzare, e se invece non siete consulenti ma volete lavorare con gli e-commerce, dovete imparare a gestire tutto quanto, perché c'è grande necessità, se no vi fate male. E farvi male non è bello quando avete lavorato mesi o anni per costruire un e-commerce, no? Sì, e allora lavoriamo. Bene, 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 è arrivato il momento finale della nostra live in cui io, Franci, Franz, chiamatemi come volete, rispondo alle vostre domande. Parto dalla prima domanda che c'è qui sotto. Non so scegliere il naming del nostro e-commerce, del mio e-commerce. Gregory, è molto facile. Vai su ChatGPT, crei un bel prompt. Se non lo sai fare, entra nel blog di Loop e trovi la guida facilmente. Ti crei un bel prompt, bello ciccione. E che cosa fai? Chiedi a ChatGPT di darti delle idee di naming. Poi vai su i vari nomi dei siti, che non mi ricordo neanche come si chiamano, che verificano se esiste già qualche sito con quel nome. Semplicemente li testi. E risolto il problema. Dani dice: con CPM alti, con lead ads come fare? Tofu interazioni, Tofu mobile, lead ads? No, non fare così Dani, per piacere. Fai delle nuove creatività migliori e migliora la tua landing page, ok? Poi nel caso di specifico di lead ads, migliora la pagina intermedia, aumenta il tasso di conversione, cambia creatività, trova altri angle, migliora questa parte qua. Lead ads è uno strumento instabile per sua natura, ok, anche se dicono di no. Perché? Perché ha poco spazio nel feed, bla bla bla, ok? Quindi non fare tofu interazione e remarketing, così alzi solo i costi. Fai direttamente regeneration. Vuoi contatti? Chiedi contatti. Vuoi vendite? Chiedi vendite. Vuoi conversioni? Chiedi conversioni. Questa è un'altra grande verità. Poi, qualche automation interessante post acquisto oltre alle recensioni? Bah, puoi fargli vedere altri prodotti del catalogo, puoi fargli acquistare un altro prodotto, puoi fargli un'offerta specifica, puoi costruire un sistema di gamification, puoi farti fare un referral program, ce ne sono infiniti, Christian, di questi. Per fare le generation,
È meglio ottimizzare per visualizzazione pagina o click? Nessuno dei due, Matteo. Matte, no! Vuoi lead? Chiedi lead! Quando si usa traffico su Facebook come obiettivo? Mai. Mai. Quando, o quasi mai, ok? Quando si usa interazione o visualizzazione della pagina su Facebook? Quasi mai. Forse a livello local, ma se volete lead, chiedete quei santissimi lead, per piacere, vi fate male. Consigli di usare Sa Creative sia Tofu che Mofu? Ma non lo so, no, no. Fai delle creative diverse, rischi solo di alzare il CPM medio. No, 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 non ti consiglio di usare questa cosa, Lions Club. Tra l'altro prima mi pare che chiedessi chi seguire lato Google Ads. Dovete seguire Elisabetta Gallucci. Elisabetta Gallucci, che trovate sia qui su Instagram sia su LinkedIn, dove sta facendo degli ottimi post, vi consiglio di seguirla, anche perché sarà lei la docente del corso di Google Ads che inseriremo all'interno del nuovo corso che stiamo andando a creare. Quindi sarà una parte molto specifica su Google Ads e la andrà a tenere lei insieme a Enrica Campana. Quindi seguite Elisabetta Gallucci e anche un po' Enrica Campana, anche se lei parla meno di Google e più della parte strategica. Ho testato le Advantage Plus e stanno spingendo molto forti. Quali sono le azioni principali per mantenere le performance stabili nel tempo? Fai altre campagne parallele a conversioni normali e butta dentro più segnali possibili. Più segnali, più soldi. Le Advantage Plus, che sono queste campagne automatizzate su Facebook, sulle quali vi farò una lezione a breve, sono delle campagne incredibili. Se avete tanti segnali nell'e-commerce. Se l'e-commerce non funziona bene, ok? Oh, ecco la domanda a cui volevo rispondere oggi. Come struttureresti un funnel per vendere un cuscino da 153 euro in Tofu? Svantaggi nell'usare un piccolo... Oh, aspetta, ok. Tofu, svantaggi nell'usare un normale cuscino o influencer che parla del prodotto? Mofu, vantaggi prodotto, distribuzione e obiezioni? Distribuzione e obiezioni, Bofu, video review. Allora, stai vendendo un cuscino che costa 153 euro. È tantissimo? Giusto? Boh. Allora, secondo te devi parlare di svantaggi o devi parlare di benefici? Devi parlare di trasformazione per l'utente o mi devi parlare di prodotto? Se l'utente non ha neanche la consapevolezza di volere un prodotto del genere e tu me lo mostri e costa un botto di soldi, non convertirà mai. Allora cosa devi fare? Costruire un sistema. Come deve qual è il sistema? Un sistema in cui tu, un po' alla volta, con i tuoi contenuti, magari utilizzando dei creator che parlino del tuo prodotto, magari parlando di altre cose di questo genere, fai in modo che l'utente si senta sicuro e si fidi di te. Perché vendere 153 euro di cuscino in tofu a freddo, parlando di svantaggi, non funziona. E non funzionerà mai. Uguale parlando di vantaggi, in realtà di parlare di benefici, di trasformazione per l'utente. Le persone comprano prodotti perché queste fanno in modo che loro vengano trasformate. Cioè, ogni volta che io compro un prodotto lo faccio perché voglio diventare migliore, non peggiore, migliore. Ok? Vi faccio un esempio pratico. Ho comprato questo elastico. Ok, questo è un elastico per fare allungamenti fondamentalmente. Perché? Perché mi piaceva? No. Perché mi dava un vantaggio? No. Ma perché mi dava un beneficio? E qual è il beneficio? Risolvere il mio mal di schiena o aiutarmi a fare meglio lo stretching. Cosa? Perché? Perché io volevo, e qual è la trasformazione? Non avere più mal di schiena. Questa è la leva, il non avere mal di schiena. Il resto sono tutti benefici, sono tutte caratteristiche, ma non è questa la leva principale, soprattutto sul prodotto dei ticket. L'elastico costa qualche decina di euro, però, ok. Puoi ripetere MAR a cosa si riferisce? È il revenue, quindi il fatturato, diviso il costo pubblicitario totale, ok? Tra tutte le piattaforme. Ho 1500 add to cart ricevuto in un anno con una campagna di 10 euro al giorno. Come mi riprendo i soldi persi? Bah, se sono di un anno fa, neanche si ricordano di te. Quindi magari parti da quelli degli ultimi 14 giorni e magari fai delle campagne purchase su questo target.
Come foresti di generation per un centro benessere? Form Facebook, butta sulla pagina di Instagram con link T2L o direttamente su WhatsApp con messaggio preimpostato? Io farei dei test. Io farei una landing page con un bel bottoncione gigante che dice acquista qui. Contattaci per richiedere informazioni. In Loop utilizzate ancora la suddivisione del funnel Tofu Mofu? Noi il retargeting lo facciamo solo dinamico e con la frequenza in prospecting. Ecco Christian, stai lasciando soldi sul tavolo, a meno che tu non sia un dropshipper. Ok? Noi utilizziamo ancora una struttura bella complessa. In alcuni casi abbiamo 3 livelli di Tofu e 3 livelli di remarketing. Perché? Perché dipende dal processo d'acquisto. Quindi in realtà dire faccio solo frequenza col tofu è sbagliato. Perché? Perché stai prendendo gli utenti in momenti diversi e non è neanche detto che la creatività venga fatta ruotare in modo efficiente, ma in modo probabilmente efficiente. Quindi sfruttare una divisione un po' più specifica ti permette di controllare meglio la delivery. Controllare meglio la delivery ti permette di costruire un ricordo migliore, quello che si chiama tecnicamente halo effect. Okay, o halo effetto alone, ok? Un ricordo. Vi faccio un esempio diverso, però perché così vi rimane in mente. Una volta hanno preso 10.000 americani, mi pare che fossero 10.000, e gli hanno chiesto, tu tra Coca-Cola e Pepsi, cosa preferisci? Pepsi. È meglio la Pepsi, è più buona. Ok, però andando a vedere poi le vendite, Coca-Cola vende più di Pepsi negli Stati Uniti. Eppure, in modo schiacciante, ok, in modo totalmente, ma tipo 70-30, tutti preferiscono la Pepsi. Perché? Perché associano Coca-Cola a qualcosa di diverso, ok? E qual è qualcosa di diverso? È diverso per ognuno di loro. Punti di contatto differenti. Punti di contatto differenti che se facessimo solo la pubblicità di un certo tipo estremamente pushy, non andremo a colpire. Perché? Perché il funnel di acquisto è molto complesso. Allora, e perché la gente compra più Coca-Cola che Pepsi? Perché ci sono più momenti che gliela ricordano. Perché il brand è più chiaro nella loro testa. E perché la Pepsi se la ricordano quando gli chiedi meglio Coca-Cola o Pepsi. La Coca-Cola è dirgli cosa vuoi bere con una pizza o una cola. Cosa vuoi col burger? Una cola. Fine. E qual è la cola? La Coca-Cola. Perché una è. E lì hanno vinto. Questo si chiama effetto alone. Ok? Behavioral marketing molto semplice, ma che funziona, ma che spiega anche perché devi fare retargeting. A meno che tu non abbia prodotti con un acquisto di impulso. Lì a volte non serve. Domanda su Advanced Plus. Che tipo di pubblico ritargetizza? Colpisci anche chi ha interagito con le campagne precedenti? Sì, assolutamente sì. Assolutamente. Falla degli unicorni. Gargiulo nel Performance Summit disse che il funnel è morto. Che struttura account consigli? Gargiulo può dire quello che gli pare, il funnel non è morto. Il funnel esiste, ma va gestito. Ok? Su livelli di spending importanti, su clienti brand, non con un acquisto di impulso, il funnel non è morto per niente. In altri casi possiamo dire che il funnel non è morto, ma è collassato su se stesso. E comunque non è vero che il funnel è morto, perché la vera definizione di funnel è collegata alla definizione di processo d'acquisto. E il processo d'acquisto in realtà non è morto per niente, è sempre più lungo e sempre più intricato. Quindi più punti di incontro noi abbiamo, maggiore la possibilità di convertire. Se ovviamente siamo in grado di gestire la parte di economics. Che struttura consigli? Beh, prospecting, diciamo consideration, conversion. Questo principalmente. Poi ne possiamo fare conversion anche in prospecting, è ovvio, ma così è. Le persone non comprano trapani ma buchi nel muro, o meglio, le persone comprano trapani, non comprano trapani ma comprano soluzioni al fatto che non possono appendere i quadri, che è ancora meglio. Marco, ok, domanda al volo. Sto lavorando su un e-commerce praticamente fermo da diverso tempo, prima testa, mentre la iscrizione alla newsletter. Come leva iniziale? Primo test. Ok. Ho letto male, che c'era un po' di spazio. Primo test, aumenta l'iscrizione alla newsletter. Come leva iniziale? Utilizzare il coupon. Come la vedi? Vuoi vendere? Chiedi vendite. Vedrai che funziona. Ma quindi le creative del cuscino, essendo super fuori con il prezzo, come le faccio? Il direttore del cuscino che parla del miglioramento che avrà il cliente? Magari anche sì.
Per la regola no money no game e l'analisi dell'offerta prodotti da scegliere. L'abbigliamento si predilige a partire da che soglia di budget secondo te? Ma dipende perché noi abbiamo dei clienti che vendono abbigliamento low cost e poi high ticket, eccetera. Io non compro una felpa da 20 euro, ma noi abbiamo clienti che vendono felpe da 20 euro. Che... Sì, e perché io non compro una felpa da 20 euro? Uno, perché sono un po' uno stronzo, passatemi il termine tecnico, ma due, anche perché semplicemente io voglio dei prodotti che mi durino un po' di più, ok? E poi perché la felpa con scritto Boss non me la fanno a 20 euro, no, scherzo. Semplicemente perché io ho un altro tipo di processo d'acquisto. Persone che invece vogliono una felpa per coprirsi o semplicemente comprano tanti prodotti per essere sempre alla moda, allora queste ragionano in modo differente e comprano prodotti diversi, ok? Poi, per il centro benessere creo una landing con tutti i servizi sotto miglioramento che si ottiene da quel servizio e metto il tasto WhatsApp. Ma non lo so se devi creare una landing con tutti i servizi. Io farei una landing con un servizio fatto bene e poi fai una landing per ogni servizio, magari. Consiglio sulla frequenza dell'email marketing per non essere... Ah, ok. Consiglio sulla frequenza dell'email marketing per non essere fastidiosi. Vendo un prodotto particolare, escargot. E ti ringrazio perché grazie ai tuoi consigli sono molto soddisfatto. Bene, allora dipende da che tipo di email marketing fai. Se fai un email marketing di tipo informativo, non rompi le scatole. Se lo fai di tipo pushy, rompi le scatole. Pushy vuol dire commerciale. Prova a mixare le due cose e lì la frequenza non diventa più un problema. Poi, ovviamente, questo è molto molto importante, devi capire il tuo target, chi è e quanto spesso acquista. Perché io non lo conosco il target escargot. Per me l'escargot è un prodotto che mangerò solo nel ristorante in Francia ogni tanto. Ma c'è qualcuno che invece può essere molto appassionato e quindi lo compra più spesso, o può essere un target Horeca, o quindi B2B, quindi devi capire bene il target. Ok? Consigli di usare anche lo stesso video ads mostrandolo a freddo per la prima volta per fare retargeting o cambiarlo totalmente? Ma io proverei a usare anche lo stesso, però magari cambiagli, per esempio, potresti cambiare i look, la parte iniziale o anche i thumbnail, così hai aste diverse. Bene, 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 bene. Raga, ore 22:27, è un'ora che chiacchiero con voi, rispondo all'ultima domanda. Prima di rispondere all'ultima domanda, vi ricordo che su Performance School c'è tutto l'approfondimento di quello che vi ho spiegato oggi, che stiamo facendo un nuovo corso per le basi, quindi se qualcosa, che vi insegno le basi, se qualcosa vi è sfuggito, pazienza, lo costruiamo insieme e ve lo andiamo a raccontare. Tre, che se volete qualcosa di avanzato lato advertising, lo trovate su Facebook Ads Pro. Quattro, che se avete domande, dubbi o altro, mi potete sempre scrivere perché mi fa molto piacere. E ultimo punto, se dopo vedete, quando ho finito questo video, adesso rispondo all'ultima domanda, anzi alle ultime domande, se lo vedete poi dopo, metteteci un like, un commento, fatelo girare un po' di più perché io cerco di dedicarvi del tempo, a voi costa poco fare un like, quindi... Che creatività consigli da usare per MoFu e BoFu per il consiglio per il cuscino sonnificato? Ti consiglio G Britannico di comprare una consulenza oppure, ancora meglio, di entrare su Performance School dove potrai farci vedere le tue campagne e farle analizzare da noi così ci vediamo qualcosina. Open rate delle mail come si può alzare? Facendo oggetti migliori e email migliori e selezionando meglio il target, Giacomo. Anche qui su Performance School c'è una. C'è un corso intero su questo. Un cliente ha acquistato un e-commerce con tanto di pixel e 2 anni di dati. Ora il cliente deve ripartire. Potrebbe ripartire con una campagna DABA oppure con una pagina conversion page view sulla collezione. Il fatto che abbia 2 anni di dati vale molto poco se l'e-commerce è fermo lato campagne. Io partirei con delle campagne conversioni e con delle campagne DABA parallelamente. Così vedi cosa funziona meglio. Bene raga, passata un'ora esatta, direi che vi posso salutare. Grazie, buonanotte, è stato bellissimo. Spero di avervi dato qualche spunto. Se vi è piaciuto il video, fatemelo sapere. Ciao ciao!